Noi commentiamo una beffa grande così, ma commentiamo un bellissimo Pescara. Un bellissimo Pescara, faccio veramente tanti complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. Dispiace, siamo un po' tutti avvelenati perché veramente è un dispiacere perdere così. Che cosa è successo in quell'ultima azione? Perché ci stavamo preparando per scendere. Ma non è l'ultima azione, c'è un rigore grosso, una casa nel primo tempo, c'è l'espulsione di Mirko, c'è la prima ammonizione ridicola, c'è... E poi alla fine, vabbè, abbiamo preso il gol, ma... Vabbè, dai. Però del rigore dobbiamo parlare perché il fallo su Cernigoi è palese e solare. Stiamo scherzando? Cioè, gli prende proprio il piede, no? Rigore netto. Non lo so come non abbia fatto a vederlo. Poi c'è anche il guardaline lì vicino, aiutatevi. Non... Dispiace perché si può anche perdere, perché nel calcio si può anche perdere. Però oggi meritavamo veramente di qualcosa veramente in più. Assolutamente, soprattutto per i primi 75 minuti dove in campo c'era solo il Pescara. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita. I ragazzi, dispiace che vanno a casa con... andiamo a casa con 0 punti, i ragazzi sono tutti dispiaciuti, demoralizzati, arrabbiati. Ma li capisco perché non meritavamo di perdere. Le faccio 2 considerazioni, Matteassi. La prima, 2 lunedì fa eravamo al Mapei Stadium, le sue dichiarazioni erano dal tono completamente opposto. Da allora sono arrivati 3 centrocampisti e il Pescara è cambiato completamente. Ma sì, è vero. Da allora sì, 3 partite, abbiamo fatto 3 partite stupende, compreso stasera, e lo ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi per la grandissima partita. E siamo veramente arrabbiati perché perdere così fa male. Le dico un'altra cosa, se l'altro ieri le avessero detto il Pescara rimane a meno 5 dal Cesena e a meno 2 dall'Entella, tutti mettevano una firma, prendiamo questo aspetto positivo. Non lo so, perché noi siamo una squadra forte, adesso abbiamo veramente trovato un assetto importante e... Dispiace, veramente sono veramente arrabbiato per questa sconfitta. C'è stato un piccolo calo con l'uscita di Pontisso, però in prospettiva futura viene da dire che quando ci saranno Memuccia e Diambo ad alzare il livello anche dei cambi, e poi bene Zita quando è entrato in quel ruolo. Sì, ha fatto bene, anche se come hai detto te poi rientreranno questi 2 giocatori, Pontisso piano piano, ora non si è mai allenato questa settimana perché aveva un problemino, oggi ha stretto i denti, ha giocato, è uscito perché non ce la faceva più, però ripeto, siamo veramente quadrati, siamo una grande squadra. Soprattutto anche con un Rauti che sembrava Marcel Jacobs, lì su quella fascia. Sì, ha fatto bene, ma tutti hanno fatto bene. Auricolare. Hanno fatto tutti una bellissima partita. Studio perché Matteassi vi ascolta, Massimo e Fabio. Sì, Fabio. No, io direttore vorrei fare un paio di considerazioni rispetto a quello che ho detto anche poco fa. Pescara dopo questa partita secondo me deve uscire con tanta consapevolezza e poi questa è una domanda che ti riguarda nello specifico, se avesse avuto forse dall'inizio questo tipo di rosa, non ti voglio dare delle colpe chiaramente, però forse mancava un centrocampista, forse /2 per fare qualcosina di più, sei d'accordo? Sono d'accordissimo con quello che hai detto te, però ti dico anche che la lista era di 24, purtroppo alcuni giocatori non sono andati via, non siamo riusciti a darli via per tanti motivi, quindi siamo rimasti senza un altro centrocampista, è vero. Perfetto, va bene così. Massimo, va bene, chiedo va l'ultima cosa io a Luca Matteassi, sì. Chiedo. Prima di salutare il direttore, volevo capire, Matteassi, se al di là della rabbia che probabilmente tra 1 o 2 giorni passerà, questa sera viene fuori dal Braglia un Pescara formato playoff che regala fiducia. Ma no, sicuramente. Questo è il livello del playoff. Ripeto, le ultime 3 partite abbiamo fatto, con questo nuovo modulo, abbiamo fatto veramente prestazioni importanti, l'abbiamo dimostrato anche stasera e meritavamo di più. Rispondo prima alla domanda che mi ha fatto anche lui prima, che usciamo rafforzati. Sicuramente sì, a livello di gioco abbiamo una convinzione importante, perché perdere così non meritavamo, però dispiace lo stesso, c'è veramente tanta rabbia perché non meritavamo di perdere.